La fiera quest'anno sarà molto lineare, molto semplice, una situazione, diciamo così, dove vincerà la sobrietà. Sarà un'edizione all'insegna della sobrietà e della ricerca delle origini. Si alza il sipario sulla 37esima edizione di Oro Arezzo, la mostra internazionale dell'oreficeria, dell'argenteria e della gioielleria, che aprirà i battenti sabato 7 maggio, ma già preannuncia numeri record. All'Arezzo Fiere e Congressi sono attesi per l'occasione 18.000 visitatori, 650 aziende provenienti da tutti i distretti Orafi italiani e non solo, e 400 buyers da tutto il mondo. La scommessa prima è stata vinta, quella di portare gli operatori. Ora speriamo che queste visite abbiano poi un ritorno economico in termini di ordinativi in grado di soddisfare le aziende che parteciperanno. Abbiamo tentato e stiamo tentando di portare nuovi paesi, soprattutto quelli dell'ex Unione Sovietica e soprattutto gli Stati Uniti, che è un mercato in forte ripresa da questo punto di vista, proprio per dare la possibilità alle nostre imprese di poter esportare i propri prodotti in più paesi, e questo ovviamente sicuramente sarà la carta vincente. Per il taglio del nastro niente ospiti d'onore, ma un pezzo dell'oreficeria aretina. L'inaugurazione sarà affidata infatti al più anziano tra gli ex lavoratori 1R. Sono 90 anni che è nata l'1R. L'1R ha permesso che dal lavoro di tantissime persone sia nato tutto quello che noi vediamo. Andare a ritrovare chi ha lavorato, chi ha vissuto crisi come questa, chi ci può insegnare che cos'è la dignità del lavoro e anche il sacrificio e la speranza di forse una situazione economica migliore, credo che sia il miglior auspicio per inaugurare una fiera. Confermati per l'edizione 2016, che durerà un giorno in più fino all'11 maggio, gli spazi suddivisi per le diverse categorie merceologiche: bijouel dedicata al bijou e al gioiello fashion, il cash and carry, vetrina espositiva rivolta alla boutique del gioiello, ed infine Oro Arezzo Tech, con 70 aziende italiane di macchinari per orafi. Ma Oro Arezzo si apre anche all'innovazione con l'area Oro Arezzo 3D e alla tecnologia con l'app dedicata alla fiera. Il mondo vive è totalmente globalizzato, quindi questa nuova idea di Gold Up, di aprirsi al mondo, forse è proprio un modo per espandersi e essere sempre più internazionali.